Oggi, con l'ufficio di presidenza, abbiamo approvato un protocollo con l'Associazione del Treno della Memoria. È un protocollo importante perché punta a potenziare il senso di cittadinanza nei ragazzi e nelle ragazze. E questo senso di cittadinanza non lo si può fare soltanto attraverso la memoria della Shoah, importantissima, soprattutto per quello che ha significato in termini di rischio di perdita di umanità, ma deve essere un'azione costante, fatta giorno per giorno, con tante iniziative in tutte le città della Puglia, per far comprendere come quelle radici della nostra storia non erano tutte sane e quindi bisogna conoscerle per far sì che si diffonda il seme buono, per far sì che attraverso la conoscenza e attraverso la consapevolezza che l'impegno di ciascuno è importante, si possa costruire davvero un mondo migliore, perché noi ci crediamo e crediamo che ciascuno di noi possa dare il suo contributo per realizzare un mondo migliore. Allora lavorare insieme può servire e perciò la regione metterà risorse e competenze, potrà servire per aiutare questi giovani dell'associazione a costruire quella rete di istituzioni e contemporaneamente di associazioni che può, significare una vita migliore per tutti.